Dalle ghiandole. Nuove ipotesi del crescere. Centro spirituale Frattocchie a cura di VB Guida. In stato di veggenza, di trance, semitrance, incorporazione o semi-incorporazione, gli spiriti preposti alla comunicazione con il medium prendono da questo le sostanze emesse dalle ghiandole ipofisi e pineale e le utilizzano, tenendole sotto controllo affinché non si producano alterazioni. La funzionalità di queste due ghiandole nello stato di trance, in veggenza o d'altro, per le onde pensiero che si propagano e per la vibrazione in movimento, tendono ad alterarsi e gli spiriti che si manifestano devono intervenire per la necessità di equilibrarle attingendo delle sostanze cerebrali dal cervelletto. Per l'avvenire si presume che avvenga una modificazione di alcune cellule all'interno di queste ghiandole per la trasformazione di neuroni che queste contengono. Tale trasformazione sarà resa funzionante in sintonia con l'anima incarnata rivolta al misticismo e l'uomo sarà ricondotto alla luce di Dio con maggiore speditezza. Perché essendo questa trasformazione generalizzata a tutto il genere umano, vi sarà un maggiore sentire del palpito dell'Onnipotente nella coscienza individualizzata. Quando questo avverrà, sarà anche modificata la parte spirituale del cervello, affinché si possa ottenere, come in un flash, la visione ottica del Cristo.